siamo alle Scuderie del Quirinale, dove dal 13 marzo fino al 30 giugno sarà visitabile la mostra Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza. Ma noi ve ne diamo un assaggio in anteprima. Il 2 maggio 1519 si spegneva ad Amboise, in Francia, il genio di Leonardo di Ser Piero da Vinci. A 500 anni dalla sua scomparsa, le Scuderie del Quirinale, in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano e con la veneranda Biblioteca Ambrosiana, hanno il piacere di presentare al grande pubblico la mostra Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza, un percorso alla scoperta del grande genio maestro rinascimentale. Ingegneria, architettura, disegno prospettico, ma anche tecnologia bellica, cartografia e letteratura. Questi sono i campi di studio in cui Leonardo si è cimentato nella sua vita, dagli anni della gioventù a Firenze fino al soggiorno capitolino, passando per gli anni trascorsi a Milano alla corte di Ludovico il Moro. 10 disegni originali provenienti dal prezioso codice atlantico ambrosiano accompagnano i visitatori attraverso i vari temi rinascimentali che coinvolsero Leonardo. La mostra esibisce lungo il percorso manoscritti, modelli, volumi, stampe e disegni provenienti da tutta Europa. Inoltre, a partire dalle bozze e dagli studi disegnati dall'artista, sono stati ricostruiti tutti i macchinari, non solo bellici ma anche civili, che la mente di Leonardo aveva partorito più di 5 secoli fa. Un grande spirito d'osservazione e una scrupolosa ispezione della natura contraddistinguono Leonardo, che pur essendo, come lui stesso si definiva, Homo senza lettere, dal momento che non conosceva né il greco né il latino, rimane una delle menti più illustri che l'umanità abbia mai conosciuto. Una genialità che la mostra alle Scuderie è riuscita a cogliere in ogni suo aspetto.